Ciao ragazzi, ben ritrovati da Andrea Link91 e benvenuti in Super Mario 3D World Bowser's Fury. Questo video potrebbe essere un video a sé o potrebbe diventare una serie. Ma perché voglio portare solo Bowser's Fury? Beh, perché queste ultime 2-3 settimane il web è stato inondato di video gameplay su Super Mario 3D World, quindi vorrei evitare di essere un more of the same. Per il momento porto solo Bowser's Fury. La musica, ragazzi, è stupenda. Dai trailer la musica era top. Comunque iniziamo. Anch'io ho il baffo, no? Mi sono fatto la barba perché era talmente increspata che non era proprio gestibile, quindi. E quindi sono rimasto col baffo, ma. Non importa. Oh, che belli uccellini. Ah, tra l'altro, il finale di questo gioco è già stato spoilerato, tipo 4 giorni fa, perché, sorpresa, sorpresa, come accade da 10 anni a questa parte, il gioco viene sempre caricato prima sul web, tipo una settimana prima. Tra l'altro, quella era la M di Bowser Jr., che incontriamo anche su Super Mario Sunshine. E siamo caduti dentro la melma. Mamma mia, che testata. Immaginate se era cemento. Ah, ok, posso iniziare a muovermi. Grande. Posso abbracciare gli alberi. Grande. Quindi, qui abbiamo dei simboli che ci indicano che la melma è tossica e nociva. Così era la capriola, giù. No, così è salto in lui. Questa è la capriola. Aio. Abbiamo una nave. Ok. Ah, questi forse quando siamo super proprio. Saltare con B. Allora perché io sto premendo A? Oddio. Scusami. No, no, io rimango qui, te lo scordi. E devo andare là, devo andare. Siete pazzi, siete? Aio. Vabbè, aiuto. No. Ah, ok. Ah, mi fa la strada. Bene, bene. Ok, sì, sbarra, sbarra la strada. Ah, ok, yeah. Ah, quindi me li distruggo. Oh, bravo Bowser. Quando sei bravo Bowser? Ok, prendendo un sole gatto, fai risplendere il faro. Penso che prendendo il sole gatto lui se ne torni a nanna per un po'. Ah, però ha anche un tempo limite. Perché c'era una barra sopra. Quindi dopo un po' torna a nanna proprio per conto suo. Quindi la furia di Bowser. Tra l'altro, bello anche qui il caricamento. Consiste in lui che si agita. E ogni tanto spunta a caso. Abbiamo tre fari da recuperare, a quanto pare. Bene. Fammi un attimo guardare intorno, però io mi butto così subito. Ok, era impossibile. Ah, ma dovevo. No! Ora che ci penso, lì sopra c'era un tubo, l'ho visto poi nella cutscene. Che tonto. Attenzione, ehi. Sì, però stai buonino. Wow. Sei un artista? Sì, ho capito. Tuo padre è diventato più furioso che mai. Però non ti piace vederlo in questo stato. Sembra che Bowser Jr. sia in difficoltà, no? Mario, mio papà, Bowser, è incontenibile. Non so cosa sia successo, ma devo fare wah 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 oppure posso leggere normalmente.
Babbabao. Ho provato ad aiutarlo, ma è troppo grande e troppo arrabbiato. Non ce la faccio a far tornare mio papà come era prima. Sì, magari... Mario dice, aspetta. Perché oramai, anche Mario oramai ha detto, cioè, basta. Ogni volta Bowser diventa sempre più grande. Non avrei mai voluto chiederti aiuto, mai e poi mai. Beh, allora guarda, ti lascio, quindi me ne torno nel regno dei funghi, cioè nella parte tranquilla. Aiutami Mario, però sottovoce, piano piano, perché... Non è che Mario ti aiuta, Mario sconfigge tuo padre, è diverso. Ora ti sei alleato con Bowser Jr., ma quanto dovrà aiutarti? Oh, oh! Lasciamo un po'. Hai chiesto a Bowser Jr. di aiutarti un po', ma proprio un pelino. Sì, posso giocare con i Joy-Con, ma uno ha un pelo di drift un Joy-Con, non è che ne ha tanto, giusto un pelo, eh. Oh cavoli, quanto salta in alto Mario. Ciao. Yeah. Ciao. Aspetta un po'. No, qui non c'è niente. Bene, allora andiamo. Ok, aspetta, qui ma... Ah, qui non è chiuso, bene. Perfetto. Ah, però... No, aiuto, Mario. Per favore, Mario. Ah, ok, non posso crepare. Meno male. Qui che c'è? Ah. Non era... Ah, no, questi sono i simboli, ok. Allora ho fatto bene a prenderlo. Vai. Ah, qui, sì, lì potevo rimanere... aggrappato, ma nulla. Sinceramente, no, io non ho molta mobilità con Mario Gatto, perché non ho mai giocato a Super Mario 3D World. Ma la cosa buffa è che io ce l'ho il gioco. No, Mario! Ah, non posso crepare, bene. Dico, sai, no, quel gatto ora si vendicherà perché l'ho ucciso. Ah, c'hai proprio il cursore? Ah, ma... Ah, ce l'ho io proprio. No, con... No. Con più... Ah, con su? Ah, ok. Preferisco Mario Gatto, no? Sai, è un po' OP Mario Gatto, quindi... Preferisco. Ok. Ok, prendiamo queste monete qua. Anche se credo che poter andare avanti, non penso ci sia altro. Ah, qui ci fa vedere. Devo arrivare là in alto allora. Ok, facile. Già l'ho visto. Mio Dio, che paura! Ma siamo pazzi? Allora aspetta, scusami Ah, attenzione, qui c'è un altro pezzo. Ok, ah. Non è bella, raga, non è bella per niente. Oh sì, guardalo, è lì. Proprio arrabbiato. No, dai, mentre sto facendo la corsa, no, però, mi fa cascare, Se mi fai cascare mi arrabbio. Non fare il babbo, Bello però. No, mio Dio. Però la musica è fantastica. Aspetta un po'. Bravo Bowser. Ah ok. Ci devo rimanere un attimo, ci devo rimanere. Guarda, io ci rimango, no, cioè non so come funziona.
Preso un sole gatto, raga. Ah, distruggi blocchi furiosi più di uno. Beh, se non altro almeno si calma e se ne torna a dormire. E posso provare a prendere quel faro in tranquillità. Ah no, ha perso un altro po' di potenza rispetto a prima. E è durato più o meno uguale il tempo. Ah, penso di iniziare a capire come funziona ora. Ho capito come funziona, bene. Va bene, qui sì. Allora, qui è un po' particolare la faccenda. Perché praticamente dovrei prendere quel pezzo lì, no? Perfetto, preso. Con non poca difficoltà, devo ammettere. E questo qui... Ah, ok, questo è il tubo. Bene. Prendiamo anche questo sole gatto. E fai risplendere il faro completato. Molto, molto bene. Lì vediamo anche, abbiamo la campana. E allora... lì mi dice di continuare, ma... Ehi. Il faro vuole mettere in chiaro una cosa. Quella vernice furiosa scomparirà alla luce di un sole gatto. Ah, devo proprio dirci così? Vabbè. Possiamo provare ad andare di là ora, anche perché la strada che mi indica più o meno è quella. Abbiamo ancora uno e un faro o due fari da trovare, da purificare più o meno. Ah, là probabilmente mi faceva solo vedere. Ah, là c'è qualcosa di nascosto proprio là, eh. Va bene, prendiamo anche questo. Yuppie! Sembra che Bowser Jr. voglia dire qualcosa. Wow, quella è una giga campana! Ricordo un proverbio che dice: quando la bestia si leva, suona la giga campana. O qualcosa del genere. Dobbiamo liberarci di questa sostanza nera e appiccicosa. Altre sole gatti potrebbero farci comodo. Sì. Non intendevo mai andare lì, cioè mai proprio. Comunque, allora io andrei veramente di qua. Oh, attenzione, abbiamo un pannello per forte ribaltello. Ok. Veramente no, qui avevo visto un'altra cosa. Ecco, un altro pezzo qui. E un altro che era... Ah, di là. Comunque sia, ho già avuto a che fare con quei... con quelle pedane che... con quelle pedane che cambiano... in base alla... in base a quando salti. Ah, aspetta. Ah, vedi, c'è un pezzo qui. Ne manca solo uno, quindi dobbiamo trovare anche l'altro. E ci siamo allora. Get good proprio. No, dai! No, Bowser Jr. Ecco, fermati lì. E poi scusami, mo, non è per dire, però, tanto che ci sto, prendo anche questa, no? 5 frammenti di sole gatto, bene, bene, bene. E si purifica un pochino la... oppure si libera del tutto, si libera. Ma perché del... Allora, Spiterina... mi sono dimenticato di che sto... cioè, proprio io vado a camminare proprio lì sopra. Anche se Bowser Jr., porca miseria, ragazzi, fa paura, eh. Allora, mo torna Bowser. Vabbè. Io, sì, come ce la caviamo qui? Ellie? Bowser, io... Wow, no, no, no!
Boh, non so dove andare, raga. Un po' di paura. Eccolo qua. Annanna, annanna. I gattini anche si sono arrabbiati, eh. Avete visto? I gattini erano furiosi. Perdo un po' di energia ogni volta. Ora però devo pensare a sconfiggere quei cosi là sopra. Ha raccolto 5 sole gatti. Quando la bestia si risveglia subisco anch'io lo stesso destino. Ah, è vero, perché ne abbiamo 5 ora. In effetti potrei attendere il risveglio di Bowser. Non sarebbe una cattiva idea, sai? E anche questi sconfitti, raga. Con molta facilità, devo ammettere, poi. Ok, cerchiamo di non creparci ora. E questa, questo faro è totalmente restaurato. Riparato. Portato al suo antico splendore. Ecco. Ora va meglio, come termine. Perché allora lì c'è un sole, inoltre, che devo capire come prendere. Un sole gatto, certo. E direi allora di farò un'informazione illuminante. Raccogliere monete può essere molto utile. Ogni 100 monete otterrà un potenziamento. Puoi conservare fino a 5 potenziamenti. Ti serviranno nella tua avventura. Mi dà il boomerang. Ma sai che io sono più comodo col gatto? È giusto per una questione di comodità, non per altro. Dunque, mi toccherebbe andare di qua ora. Ma io vorrei attendere il risveglio di Bowser e poi fronteggiarlo. Allora, quella campana in realtà è tornata scura. E anche questa? Perché? Quella no. Perché allora quella sì? Sapete cosa? Non vedo l'ora che inizino le speedrun di questo DLC. Mi piace vedere come... come proporranno queste speedrun, cosa faranno di preciso. Vai, caro! Wow, sì! Quindi? Ah, certo. Eccolo qua. Ok, sì, però... Ah, me lo locca? Bene. Oppala! Yeah! Plessi. Sembra che Bowser Jr. voglia dire qualcosa. Si è riemerso il lago. Si è reimmerso nel lago. Ma si è reimmerso, certo. Ma credimi, ci vuole ben altro per sconfiggere mio papà. Dobbiamo davvero fargli vedere la luce. E l'unico modo è trovare altri sole gatti. Un po' di quella sostanza nera e appiccicosa è scomparsa. Immagino che ci siano nuove isole da esplorare. Diamo un'occhiata alla mappa e sbrighiamoci. Presto, Mario!
Bene, quindi ci sono altri punti da scoprire. Oh, no, perché stavo per dire, ok, il DLC, insomma, non è che può durare chissà quante ore. Non come la campagna principale, certo. Quando ho aperto la mappa e ho visto che era tutto nero, dico, vabbè, non può esserci solo questo da esplorare. E per fortuna no. 15 soli per risvegliare la giga campana ogni volta di più. Ah, là ce n'è uno proprio non sorvegliato per niente, lì anche. Costa felina. Ah, è quella di prima? Attenzione. Oh no, Mario. Luigi. Ma attenzione. Dov'è che non lo vedo? Ok. Quindi dobbiamo schiacciarlo più volte per farlo. Vai, Bowser Junior, bravo! Renditi utile. Un altro solegatto recuperato. Ombra furiosa sulla riva. Oh! Ah, ma lì ci sono altri tre soli che ci vanno, a quanto pare. Perché vedete, altri 2 ora. E zitto tu qui. Che lagnoso. Va bene, ragazzi, allora per questo video è tutto. E insomma, penso che forse porterò anche un altro episodio, perché no? Chi lo sa? Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito anche questo video. Vi ricordo ovviamente in descrizione che trovate il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!